usando delle bottiglie di bitter Campari, quelle bianche, che erano diventate praticamente poi con una camicia rossa. Bevendo quel vino, ho cominciato a bere quel vino, ho detto, ma è buono, e da lì ho cominciato a pensare di mettermi a coltivare impianti di vigneto. La Badia di Morrona è il centro aziendale della fattoria Badia di Morrona, di nostra proprietà. Noi l'abbiamo rilevata nel 1939, è sostanzialmente una vecchia abbazia, inizialmente benedettina, poi camaldolese. Le prime notizie sono del 1086. L'importanza dell'abbazia è data dal fatto che da un punto di vista religioso aveva un'influenza territoriale fino a Bibbona, quindi oltretutto passava tutta la parte del Bolgherese, eccetera. Oggi la Badia di Morrona è un'azienda agricola di circa 800 ettari, 250 sono in provincia di Firenze, gli altri sono qui in provincia di Pisa. Stiamo arrivando a 105 ettari di vigneto, 120 posti letto come agriturismo, stiamo ristrutturando gli agriturismi che erano una volta le vecchie case coloniche dei mezzadri, una quarantina di ettari di oliveto. Quindi sostanzialmente è un'azienda che cerca di sopperire a quelle che sono le problematiche del settore agricolo con tutta una serie di altre opportunità. Ecco quindi tutta la gamma aziendale, una gamma aziendale dove ci sono vini per tutti i gusti, bianchi, rossi, il tradizionale vin santo. Ovviamente essendo in Toscana le uve a bacca rossa fanno la parte del leone, e soprattutto comunque i due vini che più rappresentano la tradizione toscana e la tradizione sangiovese. Il nostro Chianti DOCG, i Sodi del Paretaio, un eccellente, piacevolissimo esempio di gran bel vino quotidiano come il Chianti DOCG può essere per tutti i palati, per tutte le situazioni, per tutti gli abbinamenti con varie pietanze. E la nostra selezione di Sangiovese, il Vignalta. È un vino molto particolare perché è tenuto dai vigneti che meglio danno i risultati per questo grandissimo vitigno toscano. È quindi un Sangiovese in purezza. È un vino quindi da grandi occasioni, da situazioni di abbinamento con la cucina toscana più schietta. Quindi Chianti e Sangiovese rappresentano il meglio della nostra tradizione, il meglio della nostra produzione.